Primo weekend in zona gialla per la Lombardia e rischio assembramenti. In prefettura a Milano questa mattina il tema è stato al centro del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. Il prefetto Renato Saccone ha assicurato controlli intensificati delle forze dell'ordine nelle classiche zone di movida della città, come i Navigli, Corso Como e Corso Garibaldi, dove verranno tenuti d'occhio negozi, bar e ristoranti e l'uso corretto di mascherine e distanziamento. Per il prefetto di Brescia, Attilio Visconti, le riaperture sono sacrosante ma devono essere interpretate con senso civico. Alcuni comportamenti visti nel passato weekend, ha detto, rischiano di riportarci molto presto in zona rossa. Per quanto riguarda i dati delle ultime 24 ore, sono balzati a 1738 i nuovi positivi, quasi raddoppiati rispetto a ieri, ma sono quasi raddoppiati anche i tamponi e il rapporto casi-test effettuati è del 4,4%, ieri era del 4%. 46 i decessi, sostanzialmente stabili i ricoveri. La provincia col maggior numero di casi è Brescia.